Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui ritornati sulla serie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Amici miei, oggi siamo qui con il 42esimo episodio. Nello scorso video, ragazzi, abbiamo fatto molta roba. Siamo entrati nella città, nei sotterranei della cittadella. Abbiamo difeso la cittadella esterna dei Gerudo dall'attacco dei Ghibto. Questa prima o poi dobbiamo andare a vedere che cos'è, ma lo vedremo poi più avanti, anche perché ci sono veramente tantissimi po posti, anche c'è una faccina seccata, qui nel deserto, raga, no, sì, ci sono veramente tante, ma tante di quelle cose, ma veramente. Comunque, ragazzi, poi vedremo più avanti, non vi preoccupate. Mi raccomando, ragazzi, prima di iniziare lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Amici miei, nello scorso video abbiamo difeso la cittadella, ma abbiamo attivato le tre torri. Queste tre, dove abbiamo formato il triangolo. Ma ora che vado a pensare, se qui abbiamo un sagrario, qui ne abbiamo un altro, allora qui ne dovremmo avere un altro? Questo è un mistero. Però ho scoperto che sotto al sagrato del Bazar Arsur, no, non è questo. Sotto il sagrato del Bazar Arsur abbiamo il luogo della vecchia mappa. Cioè abbiamo un tesoro. Prima o poi dobbiamo andarlo a vedere. Allora, ragazzi, abbiamo attivato qui le torri con lo specchio. E questo mi ricorda tantissimo il Tempio dello Spirito che abbiamo affrontato su Ocarina of Times. Sempre a tema Gerudo. Vediamo se ci saranno altri collegamenti a quel gioco. Fantastico, raga, mi raccomando, io ve lo ripeto, ho portato anche quella serie sul canale, se vi va andatela a vedere, l'ho pure portata al 100%, quindi ottima come roba. Allora, per il momento si sono con l'armatura da miniera, perché? Perché ho trovato zonaio e ho avuto l'ultima batteria, cioè ora ne siamo a 6. Link! Quella era Zelda. Vedi anche tu quello che vedo io? È Zelda! Ma non c'è più! Ragazzuoli miei, come al solito, questa per me non è Zelda, ma sarà qualche muta forma a parere mio. Poi vedremo se avrò ragione o torto. Ho visto levarsi la luce delle colonne e sono subito a corsa. Giusto, a corsa. Non può essere una coincidenza. Abbiamo visto per ben 2 volte una ragazza di spalle. Sembrava Zelda. Ma adesso non possiamo farci nulla. Link, hai risolto l'enigma del murale e hai fatto apparire questo. Ottimo lavoro. Se ricordo bene, le parole del murale dicevano: la gemma del fulmine appare e il cammino si apre. Pensi che dovrei provare il mio attacco fulmine? Io penso di sì. Abbiamo una piramide, signore. Che figata, naturalmente. C'è da dire questo, che figata. Riju è il potere di controllare i fulmini. Ragazzi, lo sappiamo già. È da un bel po' che lo controlliamo. Ok, allora andiamo. Possiamo anche fare con lei. Allora. Mamma mia, che piramide. Cioè, prima. E infatti, prima non stava nulla. Perché, infatti, nella mappa, come potete vedere, non c'è nulla. Ok. Credo che già si capisca che cosa dobbiamo fare. Tempio del Fulmine, luogo raffigurato negli antichi murali.
Chissà cosa dobbiamo fare. Riju? Molto bene. Regina Ghibto, allora questo è signore. il leader dei Ghibto. Lo so, però non ho armi. Anche perché se io dovessi mettere questa. No, Link non soffre qua, giusto? Siamo all'ombra. Attenzione. Altro che sabbia. Dove è andato? Stai bene? Dai. No. Allora, signore, attenzione. Non è possibile già la boss fight all'inizio. Non è possibile. Va bene, comunque. E andiamo così. Ho sbagliato Shield. No. Allora, va bene, va benissimo. Riju. Attenzione. Allora, l'attacco. Funziona. Si è rifugiata in cima all'edificio. Infatti, ragazzi, non poteva essere che già c'era subito la boss fight. Forse possiamo raggiungerla passando all'interno. Cerchiamo un modo per entrare, Link. Ecco, ora c'è freddo. Però, ah no, freddo, non caldo, va bene. Allora, in questo caso, io posso mettere tranquillamente questa. Oppure, perché siccome voglio un po' di luce, direi che possiamo andare. Con anche questo sarebbe bello da mettere. Però voglio il capo. Eccolo qua. E fa molto più difesa. Allora. Eh sì, ci sono dei Ghibto. Ok, ma salve. Allora, noi sappiamo che. Madò, bravo Turin. Noi possiamo fare anche questo. E adesso attacco in salto. Benissimo. Ok, adesso mi serve Riju. La matriarca dov'è? Là è. Avvicinatevi. Strike. Adesso andiamo. E andiamo. Fuori gioco. Strike un'altra volta. Attacco il salto. Perfetto, grazie ragazzi.
Ok, matriarca. Venga. Let's go. Entriamo, signori. Tempio del fulmine. Pianterreno. Ventaglio Korogu. Bellissimo, raga. Questo, vabbè, potrebbe ritornare utile per fare un po' di vento. Anche se in realtà prima di venire ho craftato questa. Quindi direi di utilizzare prima questa. E infatti, vabbè, già ci sta a rompere. Perfetto, benissimo, signori. È durata tantissimo. Però abbiamo il primo scrigno. Ignicefalo. Beh, potrebbe anche ritornare utile, ma perché no? Comunque, lo prendo, raga, in caso si dovesse rompere l'altro. Non vedo in che motivo si do in quale motivo si dovrebbe rompere, però vabbè. Qui che cosa abbiamo? No? E che devo fare? Parachute plate. Benissimo, signori, benissimo. Abbiamo una torcia. Che ce l'abbiamo anche noi, quindi perché no? Ed entriamo. Tempio del fulmine. Cioè, siamo sotto il piano terreno. Raga, io vedo. Esatto. E fino a quando sono gratis, io li prendo tranquillamente. Saliamo. Raga, è ottimo tenere l'armatura qui. E qui invece che cosa c'è? Oddio! No, 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 io a te ti odio. Ti odio, ti odio, ti odio. Allora, aspetta, aspetta. No, no. Brucia, 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 brutto schifoso. Io ti odio. Mamma mia, raga, mi fa schifo quando cammina così, ve lo giuro. Utilizziamo questa. Attacco in salto. Diamo anche un bello scrigno. Vedete che pure c'è la roba. Sfera di energia zona O, mi va più che bene. Ok. Altri resti di Ghibdo. Saliamo. Abbiamo roba. Link, per piacere. Ok. Allora, mamma mia, dovevo immaginarlo. Con queste fiamme proseguire è impossibile. Vieni a me. Ok. Come con queste fiamme è impossibile? Io penso che si possa anche fare, ma prima voglio esplorare, signore. E voglio vedere che. Ah. Mannaggia a te. No, ma l'arma, dov'è l'arma? Vaffanculo. Ok, sì. Mamma mia. Ci sono un botto di cose. Qui non c'è nient'altro? Ah no, è il piano solo per salire. Quindi andiamo in questo modo. Benissimo. E dove siamo? Ah, sempre qua. Va bene. Ok, signori. Allora, io. Sì, non ti preoccupare. Link! Cioè, io posso passare, ma la matriarca no. Ah, ora la matriarca può passare. Benissimo. Allora. Fiamme si sono spente. Ora riusciremo ad avanzare. Lo so, Rigio, però c'è un grande problema. Io voglio un attimo vedere che cosa c'era qui dietro, perché c'era un altro passaggio, o almeno avevo visto questo, esatto. Ed è uno. Ed è due.
Ma grazie ragazzi. Opale. Ma raga, voglio una mia ipotesi, eh? Cioè io faccio nulla compositor. E poi dovessi fare una roba del genere. Sto coso quanto cavolo è potente. Mamma mia, cioè per distruggere le pietre naturalmente, signori. E comunque, abbiamo anche questa. Ok, abbiamo uno scrigno. Ok, l'importante è che sappiamo che non si va da questa parte avanti, Topazio. Benissimo. Così almeno io lutto il più possibile. Qui abbiamo roba delle tombe. E in queste tombe c'è uno spadone Gerudo. Ok, niente di particolare. Non posso neanche prenderlo perché le mie armi sono piene. Quindi per il momento lo lasceremo qua. Ma sì. Anzi, no, facciamo una cosa. Togliamo questo e prendiamo questo. Benissimo, matriarca. Procediamo da questa parte. E qui abbiamo lottato tutto. Mamma mia, raga, quanti segreti ci saranno qui dentro? Ne sono sicurissimo. Allora, procediamo per di qua. E dove siamo ora? Non vedete niente? Avete ragione. Allora, facciamo così. Da questa parte non si va sicuro. Ok. Pure le palle di fuoco adesso. Siamo di nuovo bloccati. Non se c'è reverto. Reverto, andiamo. Benissimo, forza prima che riparte. Parachute plate, così la matriarca può passare. Le palle di fuoco si sono fermate. Bene, arrivo subito, Link. Chissà grazie a chi. No, 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 a te non ti voglio né ora né mai. Let's go. Ah, lol, ti ho colpito un'altra volta. Ok. Torcia. Mi sa che mi servirà questo. Aspettate, facciamo una cosa. Una sbaglio o non illuminano niente? Mi sa proprio di sì. Non illuminano nulla, raga. Qui invece abbiamo uno spawn di Ghibdo. Abbiamo delle statue, dei vasi, delle anfore, attenzione. Per chi studia arte sa che cosa stiamo parlando. Mentre qua abbiamo un arco Gerudo. Matriarca, dov'è? Molto bene. Ok. Anche perché dobbiamo stare attentissimi. Aspettiamo che la matriarca ricarichi. Vada per lo strike. Attacco in salto, no con la foglia magari. Ma così. Ok, signori. E let's go. Adesso utilizziamo la matriarca. Riccio. Vabbè, a posto. Perfetto. E attacco in salto. Benissimo, signori. Adesso possiamo procedere. E andiamo avanti. Quando abbiamo capito, i semi luminosi non illuminano nulla. Procediamo andando per di qua. Anche se io credo che se mangiassi qualcosa non mi farebbe male. Questo per il momento no. Luminosità per 10. Abbiamo già l'armatura, giusto? Però vabbè. Ok. Sala della speranza luminosa. Ok, allora qui abbiamo gente molto arrabbiata. Direi di utilizzare questo. Attacco in salto. Mamma mia, signori, che contrattacco. Signori, se questo contrattacco non merita un like, corno di golem colonnello. Ok, questo era bello cazzuto, attenzione.
golem massiccio, bla bla bla. Qui invece abbiamo roba e ci serve il nostro ventaglio. Qui abbiamo un altro golem. Ok. E adesso attacco in salvo. Ha uno scudo ignicefalico. Ok, la clava si è rotta. Attacco in salvo. Questo scudo non lo posso prendere perché ho degli scudi bellissimi. Va bene. Giusto per prendere il loot. Annulla. Annulla. Ecco. Allora, abbiamo uno specchio. Raga, ricorda troppo il tempio dello spirito con tutti questi specchi. E guai a chi mi dice no. E io che volevo anticipare. Ok, molto bene. Benissimo, procediamo andando avanti. Ma lo sapete che cosa vi dico? Quasi quasi, compostor. Ci facciamo uno scudo specchio che potrebbe ritornarci utilissimo. Quindi procediamo. Tempio del fulmine, pian terreno. Ok, siamo ritornati al pian terreno. Benissimo. Oh, abbiamo l'attivazione del della sala dell'ascesa. Benissimo. Link, sono sicura che il murale della cittadella voleva condurci. Il murale voleva condurci in questo tempio. E quindi la persona in cui abbiamo udito la voce deve trovarsi qui. Dove siamo finiti? Il pavimento si è mosso un po' e poi è tornato sulla sua posizione originale? Regio, mia amata discendente, questo meccanismo è collegato direttamente alla cima del tempio. Se userai il tuo potere, potrai caricare tutti i quattro accumulatori. Così facendo, il meccanismo riprenderà a funzionare. Confida nelle mie parole. Questa volta non ci sono dubbi, sta parlando con me. Vuole che usi i miei poteri per caricare i quattro accumulatori. Il mostro che abbiamo affrontato prima, là fuori, si è rifugiato sulla cima del tempio. E la voce ha detto che il meccanismo è collegato proprio a quella parte. Se seguiamo le istruzioni, forse riusciremo a fermarlo e a scoprire le intenzioni di quella voce misteriosa. Link, raggiungiamo la cima di questo posto. Facciamo come ci ha detto la voce e cerchiamo i quattro accumulatori. Molto bene, ragazzi, e adesso inizia ufficialmente il dungeon. Per me, santuario del. Vabbè, tempio del deserto, qualunque cosa sia, ma per me è un santuario dello spirito. Allora, questo lo mettiamo qua. Questo le rompiamo. Poi questo lo mettiamo qua. Guarda, ti dirò. Facciamo una cosa. Facciamo così, giusto per fare un po' d'attacco. E qui già abbiamo il primo matriarca. E adesso. Se io colpisco qua, va bene? Sì. Così questo è uno degli accumulatori. Pare che abbia assorbito bene il potere dei miei fulmini. Dai, ne restano altri tre. A quanto pare sì. Benissimo. Allora, procediamo, signori. Vediamo che cosa abbiamo da fare. Qui vedo un turbine, chiamiamolo così. Ok, benissimo. Quindi io con questo posso volare. Mamma mia. Affido a te il controllo di quella zona, Link.
Beh, diciamo. Aspetta, perché la matriarca poi non può salire. Quindi saliamo noi da questa parte e vediamo che cosa c'è. Perché vedo gente già. Attenzione. Quindi facciamo una roba del genere, sì. Boom, attenzione che quello ha frecce elettriche. Mamma mia. La gran dash del capo Bobby Nero sta per rompersi, pazienza. Ok, allora qui abbiamo un altro. Ma non posso accedere da qui. Allora devo trovare qualcos'altro, va bene. Allora, guardiamo la mappa un attimo, signori. Ok, qui da dove siamo entrati, bla bla bla. Ah sì, qui dove c'erano le pietre, le cose, qui dove c'era lo scrigno. Qua siamo dove siamo arrivati, che è qua. E qua mi trovo al primo piano. Dove qui c'è il primo. Al secondo devo salire le gradinate. Qui c'è. Ora andiamo a fare il secondo. Mentre il terzo, sempre le gradinate, si troverà qui. Salendo per il quarto piano. E il quinto, ah, nel quinto piano, ragazzi, ci sarà sicuramente l'accesso per entrare nel primo. E penso che questo ci sia. Se, sia la sala del boss. Va bene, va bene, va bene. Ora vedremo, signori, ora vedremo. Innanzitutto, dobbiamo dare un'occhiata. Che vedo molti specchi. Sicuramente saranno dei passaggi segreti. Ma vedremo, vedremo, signori. Allora, innanzitutto entriamo e andiamo qua. Siamo al secondo piano, aspettate. Quindi dal secondo piano io dovrei entrare. Qui non c'è niente. Non c'è niente. Perché se io salgo qua, signori, sono al terzo. Ok, quindi devo sbloccare prima questi specchi. Perché la sala si troverà sicuramente lì. Quindi, per il momento saliamo e andiamo da questa parte. Ok, qui non c'è niente. Ma sì. Ambra. Ok. Altro specchio. Pazienza. C'è gente che mi vuole mirare, attenzione. Allora, lì dove abbiamo lasciato la matriarca. Aspetta che vedo un passaggio qua. Andiamo a dare una controllatina qui. Un attimo solo, signori. Ok, meno male che abbiamo lo shield. E adesso andiamo così. Fuori gioco. E facciamo questo. Allora, devo andare per di qua. Calamitro, sì, calamitro. Vabbè, raga, oltremano. Chiedo scusa. Abbiamo uno specchio. E credo che io debba allineare questi. Non credo che funzioni. Ma vediamo. Aspettiamo un secondo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho workato. Benissimo. L'importante è questo. Adesso saliamo per di qua. Ah, lì ce n'è un altro. Dove c'è la matriarca? Aspettiamo allora. Vediamo un po'. E ce l'abbiamo fatta lo stesso. Parachute plate dalla matriarca. O quindi dobbiamo andare immediatamente lì. Ok. Ed eccoci qua. Bene, bene, bene. Così non riusciremo ad avanzare.
Non se io ho Ultraman. Così. Ma la matriarca non... Aia. Link. Per piacere. Reshoot plate. La trappola si è fermata. Ora finalmente possiamo passare. Così almeno possiamo fare passare la matriarca. Mentre di qui non c'è niente, di sicuro. Ragazzi, io faccio questo, cosa succede? Ah, sbuco fuori. Per il momento no. Ritorniamo qua. Allora, abbiamo un altro enigma. Sì, anche i sassi servono per questo. I sassi, le rocce. Ora mi vedi? Ora non mi vedi? Fuori gioco? Ce n'è un altro? Boom! Attacco intatto! Aia! Perfetto! Allora, qui abbiamo roba. Freccia. Oh, il ventaglio. Quindi qui serve per forza questo. Allora, qua sotto ho appena visto che c'è uno specchio. E dato che tu mi dai questo, io ipotizzo che io debba fare una roba del genere. Forse se utilizzo Ultramano sarà più preciso. Benissimo, tipo questo. Ah, ok, abbiamo un passaggio. Devo fermare questo blocco. E adesso che devo fare? Devo aprire il passaggio. E come lo apro? Ah, mi sembra di aver visto uno specchio. Vediamo un po'. Ah, eccolo là. E se io dovessi fare così? Ok, scudo specchio. Non funziona? Allora devo risalire. Ok. Un attimo solo, signori. Ok, io ritorno qua. Ah, giusto, lo specchio non è messo bene. Adesso però ha funzionato molto bene, quindi possiamo ritornare qui dietro. La matriarca dov'è? Perché loro si tipo... Oh, eccola qua la matriarca. Molto bene. Ah, giusto, deve arrivare. Ok. Ne mancano ancora due. Link, faccia... Ho sbagliato a skippare. Non ho letto subito. Vabbè. No, perdonatemi, signore. Cioè, stavo ascoltando. Perché io ogni volta che lei parla io mi devo mutare per forza. Quindi se, perché se io non mi muto poi succede il casino che succede sempre da quando c'è stato l'inizio della serie, dove si sente l'eco e poi è brutto da sentire. Siccome stavo solo ascoltando e lei dopo la virgola non ha detto più nulla, cioè si è fermata, ma è giusto che si fermi come punteggiatura, io subito sono andato avanti. Va bene, procediamo, signori. Ok, allora abbiamo tu. Di un uovo quasi quasi. Mi saresti molto utile. Ok, magari non con questa. Facciamo così. Attacco intatto.
Ok, grazie mille ragazzi. Arco Gerudo. Allora. Raga, non credo che io debba stare qua. Ok, no, allora il piano principale dove dobbiamo andare è questo. Solo che lì, quello è, credo che sia la stanza del boss, signori. Freccia. E io che devo fare? Allora, signori, qui vedo delle statue. Statue, specchio. Io devo attivare uno specchio. Ma questo specchio, dove lo attivo? Allora. Che lì c'è un altro specchio. Che devo praticamente far riflettere con le Gerudo, cioè con le statue. Ma da questa parte ho appena intravisto un passaggio. E credo che anche dalla mappa si vede, esatto. È giusto così. Allora, andiamo. Benissimo, vedi qua. Vediamo dalla mappa come siamo messi. Ok. C'è una stanzina qua. Comunque, una volta qua, vediamo un po'. Ok, in questa stanzina abbiamo gli specchi. Cioè, ciò che ci serve. Prendiamo lo specchio. E noi dobbiamo... Allora, credo che dobbiamo utilizzare la pietra. Non questa. Prendiamo questo qua. Ok, se non funziona così, devo spostare questo. Devo metterlo così. Una volta aver fatto questo, possiamo fare una roba del genere. La luce passa. Però devo spostare questo. E questo va. Benissimo. E adesso devo far passare questo qua. E abbiamo attivato quella statua. Che direi di andare immediatamente, anche perché ce ne sono due, signori. Allora, qua la Passion Plate. Buttiamoci e andiamo a vedere. Entriamo. Riju, vieni qua. Ok, abbiamo un bel po' di gente. Matriarca. Che cos'è? Clava di legno nodosa. C'era anche su Breath of the Wild, non lo ricordo. Il martello muraio. Ah, è un muro. LOL. Serve la matriarca. Vabbè. E facciamo anche questo. Adesso un bello strike come si deve. Attacco in salto. E adesso dobbiamo prendere altre armi immediatamente. Wow. Questa non è male. Ma prendiamo per il momento. Ma prendiamo questo, dai. Ave che ce l'ho, signori. Ok. Molto bene, signori. Praticamente abbiamo fatto tutta piazza pulita. Ci manca solo questo ghibto.
Fuori gioco. Benissimo, adesso manca solo quello. Adesso sì. Aspetta. E basta, signori. Allora, ne rimangono solo due. Quindi procediamo. Dobbiamo sbrigarci, signori. E che devo fare? Ah, sicuramente. Se io faccio questo, se poi faccio questo, non è una roba male. Adesso mi servirebbe uno specchio. Allora, devo fare questo. Metto qua. Dopo aver fatto questo, mi serve uno specchio. Uno specchio, eccolo qua. Benissimo. Una volta aver fatto questo, signori, dobbiamo metto lo specchio qua. Salgo un attimo qui. Benissimo. Riemergo. E adesso devo. Aia. No. Questo vuoi. Perfetto. Allora, adesso lo prendiamo e lo mettiamo qua. Una volta aver fatto questo, possiamo fare una roba del genere. Si può fare. Andiamo. Credo non me lo facesse fare perché c'era lo specchio. Va bene. E una volta aver fatto questo, io devo prendere questo. Lo scollego. Ok. Aspetta. Ragazzi, sicuramente ci sono tantissimi altri modi per farlo, però l'importante è avercela fatta, sti cazzi. Benissimo. Molto bene, lasciamo perdere qua ed attiviamo questo. No, la matriarca è giusto. Ancora un accumulatore e abbiamo finito. E adesso siamo a posto. Allora, ritorniamo indietro. Esattamente, ci ribecchiamo dalle statue. Ragazzuoli, un secondo. Voi potete vedere nel piano dove mi trovo io. Se io vado qua, qui mi dice che c'è una stanza segreta. Quindi se io dovessi fare una roba del genere, vediamo un po'. E certo, mamma mia raga, che cosa c'è? Un'arma? Meglio di un'arma sicuramente, molto meglio, mi va più che bene. Perfetto, allora adesso possiamo andare direttamente dalle statue. Ci spuntiamo, vero? Benissimo. Ok, una volta aver fatto questo, dobbiamo fare un'altra combinazione con le statue. Allora, mettiamo caso, invece che io unisca quella, io sposti questa, faccio passare questo qua. E adesso proceda da questa parte. Ok, qua serve il ventaglio. Link, lo so, sei stanco. Benissimo, ultramano. E passiamo qua. Una volta aver fatto questo, abbiamo questo che punta verso l'alto, perché lì ce n'è un altro, vedete? E
E lì abbiamo un'altra Pressure Plate. E questa volta dobbiamo utilizzare questo. Let's go. Ok, in questo modo. Vabbè, dai, facciamo una roba. Se io dovessi fare una roba del genere, cioè così. No. Vediamo dove spunto, non lo so, signori. Ok, credo che ci siamo. O forse no. Ah, noi siamo dietro. No. Raga, cioè, io dovevo attivare il bottone perché qui c'è la statua. Però non l'ho attivato, sono venuto con Ascenso. Vabbè, ma sti cazzi, l'importante è che siamo qua. Link. Link. Perfetto. Sto bene. Tutto a posto, non vi preoccupate. La matriarca però. Devo farla passare. Guarda dove siamo. Da dove sei spuntata lo sei solo tu. Va bene, signora, attiviamo l'ultimo. Sì. Grazie ai miei fulmini abbiamo ricaricato tutti gli accumulatori. E con questo dovremmo poter attivare il meccanismo centrale. Andiamo, Link. Benissimo, signori. Mamma mia, che dungeon. Ma volevo un attimo fare una cosa prima di salutarci, signori, perché dobbiamo solamente andare alla sala principale qui e poi andare a vedere. Dobbiamo andare praticamente al boss. Andremo lì sicuramente. Ma prima volevo fare una roba. Se io vado fuori dalla piramide, che cosa succede? Cioè, c'è qualcosa di particolare? Vediamo. Vediamo un po', mi faccio un giro. Allora, ragazzi, non avete idea di cosa ho dovuto fare per uscire? A quanto pare fuori dalla piramide c'è roba. Cioè, ora è stata aggiunta anche nella mappa. Sì, benissimo. Cioè, la roba c'è. Ho trovato minerali. Li trovo esattamente qui, raga, come potete vedere. E c'è anche uno scrigno. Vediamo che cosa contiene. Scudo solare. Attenzione, beh, non è male, ah, non è per nulla male. Per il momento buttiamo questo e ci mettiamo questo, anche perché ha più protezione, più roba. Come potete vedere ci sono un botto di minerali. Qui abbiamo questo, ma può essere che anche da quella parte ne trovo altri. Quindi vado a dare una controllata e ci salutiamo. Ragazzi, sono salito al piano superiore. Ho girato quasi tutto il perimetro della piramide. Adesso no. Nel piano superiore, come vi ho già detto. E qui, come potete vedere, ho trovato altri due minerali. Ora, attenzione, qui abbiamo un altro scrigno. Quindi vicino ai al minerale c'è sempre uno scrigno. Vediamo invece cosa c'è qua. Topazio, che non fa mai male, attenzione. Che poi anche ha pure senso, perché ce l'ha l'elettricità. Adesso, ragazzi, salgo in superficie, cioè continuo a girare, vedete? Troviamo sempre roba. Vediamo se trovo qualcos'altro, ve lo mostro. Ragazzi, come potete vedere qua, ho trovato altra roba, tra cui due cammelli. Adesso non lo so che cosa... quale sia il vero significato, che ci sono anche da questa parte. Però qui non c'è nient'altro. Adesso salgo su. Ok, signori, una volta che siamo arrivati qui, nella parte più alta della piramide, abbiamo roba. E mi sembra anche ovvio che Nintendo metta qualcosa. Tra cui abbiamo uno scrigno. E vediamo un po' cosa c'è. Tre specchi. Ti dirò. Vabbè, ci può anche stare. Difesa dal caldo lo mangiamo perché fa
botto di caldo, non ne avete idea. E adesso anche qua altri materiali. Se giriamo in zona ne troviamo altri, come potete vedere. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se dovete, mi raccomando, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Ho esplorato il più che posso, il possibile, di questa piramide Topazio. E vabbè, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio dove andremo ad affrontare il boss di questo dungeon. Io vi saluto e amici miei, noi ci becchiamo alla prossima. Qui il vostro umano di quartiere, come al solito, è tutto. Alla prossima, amici, che poi posso anche tipparmi benissimo così. Bello.